Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento con WWE Super Ragazzuoli, primo episodio di ottobre ragazzuoli. Questo mese veramente è ricco di roba, ricchissimo. Innanzitutto andiamo a vedere la road di questo mese, perché veramente abbiamo un sacco di roba. Innanzitutto vediamo subito questo dei 15 giorni. Tra 15 giorni ragazzi sicuramente comincerà la campagna di Halloween, nuove carte zombie. Madonna ragazzi, che ormai dalla terza stagione ci accompagna in questo fantastico gioco ragazzi. Poi abbiamo anche nei 21 giorni un pacchetto strano, un pacchetto interessante direi. Non è uno scherzetto, sarà più un dolcetto. All'interno c'è la possibilità di prendere qualsiasi carta, qualsiasi possibilità di ricompense, anche SummerSlam. Confermatemi voi nei commenti se magari siete di livello maggiore o inferiore. Io sono ancora a forgiatura. Se siete anche di livello inferiore, soprattutto confermatemi se questo pacchetto vi fa arrivare lo stesso fino a SummerSlam, cioè vi consente di pullare fino a SummerSlam. Non lo so, forse sì. Ad ogni modo, poi abbiamo questo giovedì Codebreaker, quindi subito ci dà una carta fortissima, bam, lanciata lì proprio in mezzo al ring, fantastico. Trasforma le tue card in carte nuove e diverse. Ci sei? Cosa vuol dire? Questo è un nuovo tipo di camera fusione, o è proprio la camera fusione SummerSlam? Perché l'altra volta mi ha trollato, pensavo fosse la fusione SummerSlam, invece era qualcosa di più bello, con tutti quanti supereroi. Però penso che a questo punto sia la camera fusione SummerSlam a questo punto, perché non ha molto senso aspettare ancora, sicuramente sarà quello. E poi ragazzuoli, guardate qua che bellezza, il giorno lunedì 11 ottobre comincerà il nuovo Super Pass. Ci saranno un altro mese di Super Pass con 4 settimane di ricompense, dove vedremo un po' a farmare sicuramente qualcosa di Halloween senz'altro. Compreremo il Super Pass e vediamo un po' cosa ci sarà da ottenere, ricompense e tutto quanto il resto. Come abbiamo fatto, c'era anche l'anno scorso, durante, cioè il primo Super Pass che ci fu appunto l'anno scorso di questi tempi. Poi c'è stato un altro, se non sbaglio, durante la Road to WrestleMania. E adesso ci abbiamo un altro in finale di stagione. Quindi ragazzi, ricompense a tutta randa. E poi giù con tutto quanto il resto, perché ricordiamo comunque ottobre, poi novembre e c'è la nuova stagione ragazzi. Tra poco cominceranno davvero ad arrivare i primi leak, i primi rumors della prossima stagione. Ad ogni modo, come vedete siamo ancora a forgiatura Double Plus. Abbiamo fatto un sacco di roba. Oggi voglio andare a finire questo Giant Unleashed per completare almeno, perfetto, almeno lei. Cioè, alla fine mi basta avere lei. Il prossimo con 91 milioni con Shinsuke Nakamura posso farne anche a meno, tanto c'è tempo oggi e domani, ok, potrei farlo, ma a me basta lei sostanzialmente. Non voglio strafare e va bene così. Poi siamo anche in Team Stomping Grounds, l'abbiamo vinto almeno uno, siamo già in rincorsa per un altro, purtroppo stiamo perdendo, ma adesso mi ci metto sotto, vediamo poi i buchi facciamo. Poi comunque per parte di Team Stomping Grounds, penso che tutti abbiano ricevuto una ricompensa del campione con almeno due carte estrazione della draft board esclusiva. All'interno della draft board esclusiva un altro reset l'ho ottenuto, anzi altre due, non mi ricordo, ma penso che siano stati due uomini. Andiamo direttamente su recente forgiatura. Uno è Seth Rollins, ottenuto quest'oggi, mentre ieri durante un delle due pullate non mi ricordo chi era, ma era comunque un altro uomo che lui, ok, Eric, abbiamo ottenuto lui. Purtroppo nessuno è pro, abbiamo già un po' di carte, nessun altro è pro. Oggi andremo a pullare di nuovo in draft board esclusiva. Intanto però voglio completare questo evento, quindi vediamo un attimo. E sì, poi ci facciamo anche un po' di stamping grounds e poi vi faccio vedere che magari anche un vostro consiglio, perché ho un po' di WWE logo che ho ottenuto anche tramite QR codes, però non so se andare a pullare direttamente il pacchetto da 100 e ottenere una carta remaster, oppure tentare quello da 25. In questo modo potrei avere più possibilità di ottenere qualcosa, magari anche una pro, perché se devo avere una pro del pacchetto da 100 devo almeno avere altri 100 logos. Allora, partuto, vabbè, vediamo un po'. Oh, grandissimo, bello lui, forse ce la concludiamo in un match soltanto, quanto ci dai? Bello, 1.200.000 abbiamo completato. Io non mai pensavo in due, invece con uno abbiamo completato, perfetto. Vieni qua. Perfetto signore, abbiamo completato questa Giant Unleashed. Continuerò comunque a giocarla perché ovviamente si pulla dopo. Ricompense queste qua, con traguarde, gigante, sconfitto. Cioè ci danno un botto di roba. Io ultimamente prendo più
roba lì che è all'interno degli eventi, quindi quando c'è la gente lì dice ragazzi giocatelo perché le ricompense in fondo sono migliori addirittura di queste qua, quasi. Quindi speriamo in qualcosa di bello pure là. Comunque sì, vi dicevo che nei collezionabili mi mancano 25 logos per ottenere questo pacchetto qua. Ora ho visto arriveranno anche altre carte, tra cui anche la controparte Roman Reigns, ovvero Seth Rollins, sempre dello stesso Money in the Bank. Fantastico, anche lì tantissimi feels. Ci sa ancora 14 giorni, cioè 2 settimane dove potremo ancora farmare tutto. Quindi io a questo punto evito proprio di pullare questo pacchetto, a prescindere, perché comunque c'è sempre un sacco di tempo. Poi è un pacchetto comunque dove si rischia, perché qui potremmo rischiare addirittura un tacchinello, e non è bello. Prendere un tacchino adesso praticamente è come... capito, insomma. Quindi intanto aspettiamo, vediamo altre 2 settimane cosa riusciamo a farmare tramite draft board, tramite QR code, tramite tutto quanto il resto ci permette il gioco e va bene. Altrimenti andremo a pullare in fondo l'ultimo giorno sui 25 T, su questi pacchetti da 25, 25, 25, altrimenti ci prenderemo un pacchetto così o due. Vediamo un po', vediamo alla fine quanti saranno, sicuramente anche voi mi dareste questo consiglio, aspetta Crysis di farmare altri logo per andare a pullare in fondo, e avete ragione sicuramente, avrete ragione. Tramite QR Codes abbiamo ottenuto un sacco anche di super gettoni, 12.000 signori, 12.000. Qui mi fa gola, perché potrei andare a pullare una carta SummerSlam. Con una carta SummerSlam, signori, si fa i buchi. Con una carta SummerSlam si va a SummerSlam. Probabilmente sì. Io, signori, quest'oggi farò una cosa incredibile. Andremo a pullare una carta SummerSlam. Probabilmente sì, mi darete sicuramente dell'idiota e tutto il resto. Però... vabbè dai, a questo punto abbiamo completato Giant Leash, andiamo a pullare in draft board, si pesca un po' di carte, così poi andiamo anche a pullare in draft board esclusiva, ci prendiamo magari, mi sembra che manca circa 1200-1500 polvere, ma ce la facciamo easy. Vedete, manca veramente poco, e secondo me con un'altra carta del livello, anche SummerSlam, ce la dovremmo fare arrivare almeno lì. Almeno per prendere alla fine di un'altra carta SummerSlam, così per buildarci ancora di più, anche perché tra poco ho visto c'è un'altra Ring Domination. Oh yeah, logo! C'è un'altra Ring Domination dove voglio portarmela in fondo. E se parto del livello SummerSlam là, perlomeno la SummerSlam è già la seconda carta che posso mettermi in tasca, o no? Dai! Potrebbe arrivare anche un reset card pure qua, eh? Potrebbe starci. Non si sa mai, signori miei. Potrebbe anche essere un giorno veramente importante. Questo un... ecco, facciamo così. Se dovessimo andare a prenderci una pro forgiatura qua, non andremo a pullare il... No! No! Perché Kofi? Va bene! Va bene, è già pro, la rinforzeremo, vediamo un po' se riusciremo a... Stavo dicendo, se troviamo una pro in draft board, andremo a pullare... cioè non andremo a pullare ovviamente il pacchetto, perché sarebbe inutile, magari ci arriviamo direttamente con la pro. Al nuovo livello SummerSlam, che ne sai. Ora noi abbiamo questo Kofi Kingston che posso portare a rinforzo. Io non so quanto adesso diventeremo forti, ma diventerà sicuramente la seconda carta più potente del deck. Però che ne sai, non credo che arriveremo a tanto. Si sposterà di poco la barra sicuramente. Però stavo dicendo che stavo per prendere appunto un reset card. È arrivato il reset card e stiamo pullando sempre le stesse carte. Cioè gli ultimi reset 2 pro che abbiamo ottenuto è stato Kofi Kingston, abbiamo fatto pro insieme a Charlotte Flair. È fantastico. Oh, mi stanno dando un sacco di collezionabili, madonna ragazzi, che culo. Bello. Bello super. Oggi mi piace Supercard. Oggi mi piace. Voto 10. Mi piace. Bello lui, oggi mi dà un sacco di roba. Quindi ragazzi, si va a pullare. Sono sicuro di fare direttamente cosa di Mordo Hiccio, di l'unica carta Samsung che ho, sicuramente la faccio pro se la vado a pullare. Sicuramente è così. Ragazzuoli. Non può essere così. Non può essere il contrario. Dai, si va a rinforzare. Allora, aspetta, intanto facciamo una cosa, non facciamo cagate. Andiamo, prima di mettere selezione a tutto, andiamo a bloccarlo.
Perché io faccio anche la cagata, potrei farla, la cagata, di mettere così, buttarlo ultimamente al suo destino e arrivederci, grazie. Ora si va a pullare in draft board esclusiva. Ci mancava un 1100 punti, quindi ce l'abbiamo fatta tranquillamente. Si va a pullare qua e vediamo che succede. Una volta ho pullato qua in fondo perché porta fortuna. Andiamo qui, signori. Oh, no. Shinsuke Nakamura, Royal Rumble 21. Che andrà dritto dritto giù di sotto. Into the dust. Direttamente. Vero Shinsuke, è vero. Lui è sempre bloccato. Ebbene così. Non ti sbloccare. Ti sblocco ora perché ti do in tributo. Tanto mi sa che Kofi deve ancora giocare gli incontri. Un sacco di incontri mi sa. Vero? Vero Kofi. Ancora 19 incontri. Io ti rinforzo intanto. Vai. Ecco, questa è un'altra cosa che mi state continuando a dire a volte nei commenti. Devo allenare la carta per rinforzarla? No, potete dare direttamente la carta a livello 0. Questa qui non conta. Cioè, serve soltanto a sbloccare lo slot del rinforzo 1 o 2 o 3, quello quante carte avete, insomma, in sostanza. Non dovete per forza allenarla. Se l'allenate, perdete soltanto tempo. In sostanza quello. Diamo di uno Stone Cold e sti cazzi. Vai, va bene così. Sì, non ci siamo arrivati anche con il rinforzo 1. Potremmo cambiarli questo ginocchio. Beh, intanto vediamo un po' a che livello siamo, perché siamo comunque a un quarto d'ora di video. Non voglio che starci troppo. No, ma manca sempre tanto, manca sempre tanto, ve l'ho detto. Manca sempre tanto. Addirittura è ancora più forte lui, perché anche lui è il rinforzo 1, è vero, l'avevo dimenticato. Quindi, ragazzuoli, vediamo un attimo. Nash Carter ha una potenza in media di 8 milioni. Nell'impeti chi ci sta? Ok, nell'impeto ci sta lui che arriva a 8 milioni. Eppure lei che mi arriva a 8 milioni ed è pro. Se andassi a metterci un maschio invece che lei, comunque è più forte, e quindi R-Truth, anche lui mi arriva più o meno a questa potenza qua. Però lui supera di gran... cioè arriva a 8.500.000, e sicuramente non è una delle carte più potenti, vero? Io potrei addirittura andare a prendermi, vero, una carta qua. Potrei veramente andare a prendermi una carta SummerSlam qua. Signori, io lo faccio, io me la rischio, mi interessa. Se è una donna sarebbe fantastico. Se è un wrestler nello slot dell'impeto sarà sicuramente più potente dell'altri. Potremmo veramente arrivare quest'oggi su, eh. SummerSlam singolo. Signori, me la rischio. Si va. Vai. Dominic Mysterio! Mi sa che non è male, sapete, raga? Mi sa che non è male. Dominic, ora ce lo alleniamo. Abbiamo fatto anche un ticket, 100 ticket, facciamo un altro spacchettamento, ragazzi, eh? Prossimo video, probabilmente, o fra due video. Signori, io vado ad allenarmi questo Dominic. Non so dove arriveremo, però potremo veramente fare un sacco di roba. Seth. Sì, sì, va bene. 85. Kill and Dane. 100 su 100. La potenza è scarsa. Molto scarsa. Deve giocarsi gli incontri. Lo mettiamo nell'impeto. Ed è ancora più forte lui. Ma se ci metto lui, quanto mi arriva? È 8 milioni su due parametri. Però lui è ancora più forte. A parte mi sa che c'è anche, ok, anche l'equipaggiamento. Diamogli l'equipaggiamento pure a lui. Velocità e carisma.
No, forza e velocità. Ho qualcosa sulla forza e velocità che potrei darti. Potenza c'è, ma poi c'è un cavolo. Tutto quanto da farmare, vedi? Tutto quanto da farmare. Ma siamo veramente al limite, eh? Lui è entrato in top. È entrato in top. Ciò vuol dire che mi è uscito lui. Quindi posso toglierti. Ma tanto è inutile. Non niente. Facciamo un gioco del genere. Proviamo a dare un perfezionamento lui. Forza e velocità. Forza, forza, forza. Provo a riavviare un attimo per vedere se è successo qualcosa, non credo. mi ha creato un po' quel gioco, abbiamo fatto diverse volte cambiare tutti quanti gli equipaggiamenti, no, vedi, non ci siamo. No, niente da fare, ragazzole, dopo tanti tentativi siamo ancora lì, manca veramente uno sputo, quindi penso che dovranno finire già gli incontri sia Charlotte sia Kofi, mi manca veramente circa 50 match, me le faccio tranquillamente in Royal Rumble, e spero prossimo video di portarvi finalmente la freebie SummerSlam 21. Ragazzoli, per oggi concludo questo video, concluso Giant League, andrò avanti in Stomping Grounds, e continuerò a farmare i nostri logos per ottenere appunto più collezionabili possibile. 79, cercherò di arrivare almeno a 100, ragazzi, poi vedremo cosa fare. Però aspetterò comunque queste altre 2 settimane per farmare il più possibile i logos per poter dare i pacchetti. Ragazzi, spero vi sia piaciuto anche questo video, ci vediamo un prossimo. Ciao a tutti, ragazzi, ciao.